Ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Oggi sono di spesuccia, è lunedì 18 settembre. Ho qui Leo che zampetta per casa, cioè gattona, sperando che non faccia troppi casini e riesca a fargli vedere la spesina che ho fatto. Ragazzi, ho caldo un'altra volta. Piccolo aggiornamento, sono entrata nella 20ª settimana e la pancia è scoppiata da un giorno a quell'altro. Non so se si nota. Boh, raga, immensa. Non lo so, vabbè. Non mi era mai successo con le altre gravidanze, da un giorno a quell'altro, ritrovarmi una mega panza. Comunque, vabbè, ragazzi, io mi spoglio perché mi fa caldo. Allora, ho speso 110 euro, sono stata alla Coppina. Oltretutto avevo fatto, cioè la tessera socio, avevo preso il salvatempo preciso poi di lettura. Quindi è stato un disastro questa rilettura con Leo che aveva perso la pazienza. Quindi l'ho dovuto mettere giù che non voleva stare più nel carrello. Un paio di piantini, insomma, ce l'abbiamo fatta. Mi sono rotta anche una busta per portarla su in casa, l'ho dovuta trascinare. Allora, in offerta a 1,20 euro c'era questo detergente per pavimenti alla mucchina. C'era sia questo qui all'aloe che quello lì alpino, diciamo. Questo è anche specifico per animali domestici. Io non ho animali domestici, però insomma volevo provare questa profumazione. E quindi ecco, intanto questa cosa, vi faccio dei detersivi che non ce l'ho imbustati col mangiare. Poi a 2,90 euro, lo pago meno al Mauris, questo genere con il Bioforma. Però mi trovavo alla Coop, quindi ho fatto spesuccia di detersivi anche qui. Cioè qui. E ho preso questo qua, il Bioforma. Attento Leo che ti fai male. Questo qua che è igienizzante. Questo anche per capi colorati, insomma. Tanto lo adopro per tutti i capi io. E quello classico che di solito trovo al Mauris non c'era, c'era questo qua. Mi ci trovo bene, è economico e faccio dovere. Poi di carne non ne ho presa tanta perché questo fine settimana abbiamo avuto degli amici anche a cena. Quindi avevamo comprato parecchia carne che è avanzata, quindi abbiamo congelato, quindi non ho esagerato, penso di aver preso solo queste tre cose, forse qualcos'altro, non ricordo. Ho preso questi arrosticini di pollo, degli hamburger di tacchino, del petto di pollo, una focaccina per la merenda per la scuola Samuele. Mi ispiravano questi salti in bocca, li ho comprati, del grana, i cornettini mini per Leo per la colazione. Oggi dopo scuola mio cognato mi porterà mia nipote, perché mia nipote arriva all'1:30, la mia mamma arriva alle 2:30. Solitamente sarei andata a pranzo da mia mamma, proprio perché ci sarebbe stata anche mia nipote, ma ce l'ho qui a pranzo perché alle 3 devo essere dal ginecologo, che ho la visita di routine per la piccolina, per insomma per la gravidanza, e quindi mia mamma verrà qui, quindi avrò tutti qui a casa. E ho pensato di prendere queste pizzettine sfiziose per la merenda per l'Alessia e Samuele. Poi a 1,49 euro ho preso dei pomodori, magari da inserire nell'insalata. Bagno schiuma della Coop, semplicissimo, buono, faccio vedere, lava, ricottine che Samuele ne va matto, bastoncini di pollo che sono i preferiti di Samuele, le nastrine treccine che ormai chi mi segue nei vlog sa che mi piacciono. Non trovo più le gallette di mais, di riso per il mio compagno, ho preso quelle di mais, se ne andrà bene. Poi, due pacchetti di crostini per variare ora merendina salata per la scuola o a casa, insomma. Stesso criterio, anche questo, le pizzettine che caviamo già anche dalla scatola. Eccole qua. Poi, fruttini per Leo, per la Leonardo, mi spaccherà la lampada che ho nell'angolo.
Io ho preso per la prima volta mele e fragola, quello con la fragola non gliel'avevo mai preso, poi ho ripreso il kiwi. No, ho preso la prugna invece di mirtilli, la prugna non gli piace. Vabbè. Comunque io prendo questi qui della Melinda, gli piacciono. E vabbè, Leo, mi dispiace. Poi, pisellini medi. Del pan bauletto, qui come lo chiamate, bianco, lo chiamo pan bauletto. Due teneroni con spinaci per i bimbi, sono comodi, pratici. Biustelloni, un pacchetto di salviettine, queste qua costano 1,40 euro, vanno bene. E poi ho provato a prendere per la prima volta il latte per Leo, che stasera vorrei provare per la prima volta. Perché ho visto che ieri anche col sonno ha fatto fatica ad addormentarsi. Insomma, anche qualche. Ultimamente ogni tanto capita che magari fa fatica. Cioè, per farlo addormentare velocemente dovrei metterlo nel passeggino, solo che la sera lo metto nel letto. Quindi voglio provare per la prima volta il latte. Alla coppa, ragazzi, alla coppina piccolina non c'è scelta di niente. C'era solo questo qua. Ho preso questo qua. C'era anche il 2, però ho detto: ma tanto era tra 2 o 3 settimane fa un anno. Io non penso che il latte sia così fiscale. Non lo so cosa cambia. Non ho mai usato io il latte per bambini. Ecco. Fatto sta che ho preso già il latte 3, boh, non lo so, vediamo. Infatti, però ho preso anche poi il latte intero, però della Mukki, non quello da frigo, perché non so, cioè stasera proverò questo per la prima volta, quindi vediamo, non lo so. Poi vabbè, questi qui sono, ecco, questo qua io ho preso, però quello da mezzo litro. Questi qui li beve Samuele, intanto in caso quell'altro, il latte comunque in casa si consuma quell'altro, infatti di questo ne ho preso solo uno. Pannolini, ci troviamo bene con questi della Coop taglia 4, vengono 3,80 euro, fanno il loro dovere, reggono anche la notte, sono 26 pannolini, ovviamente per i primi 6 mesi di vita ve li sconsiglio, ora che è grande vanno bene praticamente tutti i pannolini, per i primi 4-5 mesi progressi, 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 e c'è, cioè, i Pampers. Insomma, fino al sesto, 6-7 mese di vita, insomma, la notte solo Pampers. Ora si va, fai la nanna. Poi ho preso una pagliente, questo qua della Coop non è male, buono. Poi ho preso dell'Arista. Ho speso 99,73 euro. Poi vi dicevo il latte intero, perché il latte intero si può dare ai bimbi. Quello da frigo, ragazzi, non l'ho ancora comprato, cioè quello fresco da frigo non l'ho preso perché non so neanche se me lo berrà. Oltretutto ho anche un biberon che è rosa. Era di mia nipote, che fino a qualche settimana fa prendeva il latte, mia sorella aveva comprato un altro set di biberon. E dato che ufficialmente mia nipote ha levato il biberon la sera, sì, ragazzi, ha 6 anni, va in prima elementare, è stata dura cavargli questo biberon la sera per dormire, gliene era avanzato uno e nuovo, quindi insomma anche se fucsia ci importa una pippa, noi stasera useremo questo qua per provare, non sto a ricomprare un altro perché, ripeto, non so neanche se andrà a genio questa cosa del biberon. Amore, stai facendo la pupù? Non si sa. Poi detersivo per piatti, questo qua è agrumi della Coop, del pesto, il bucinette, lo chiamo bucinette, poi le acquine da portare fuori casa, anche se insomma usiamo anche la borraccia, però insomma sono pratiche queste qua per Leo, queste qua piccoline. Uguale anche per la scuola, poi Samuele è in fissa con questo tipo di acqua che non sempre si trovano, cioè la seconda volta che le trovo, anche se sono in commercio da un po', le bottigliette, queste qua dei Pokémon, che vuole fare la collezione.
tanto ecco, le usa anche Leonardo questo genere di bottigliette. Poi quando non gli do l'acqua naturale nella borraccia a Samuele, perché nella borraccia l'acqua frizzante scoppia, cioè nel senso quando vai ad aprire la cannuccina svitata fa un disastro, quindi quando vuole l'acqua lete gli metto direttamente la bottiglina. Leonardo si appoggia alla sedia, meno male qui, era un disastro perché Leo non ti appoggiare a quella sedia perché sennò mi fai cascare il telefono. Ecco la busta del letto. Ultima busta. Kinder Joy, sì amore, hai fatto proprio una bella cacca, una bella cacchetta. Kinder Joy, che ora anche Samuele in fissa con questi mini Funko Pop. Ragazzi, con Harry Potter non siamo mai, siamo riusciti a prenderne solo 4. Ho Malfoy, la civetta, Piton e quello lì con la benda che non so chi sia, non me lo ricordo. E ci sono usciti tutte le volte sempre gli stessi, quindi tutte le volte compravamo gli ovini, sempre Piton, sempre o comunque cavolatine, magari uno o due sono sparsi da qualche parte, ma non lo so. Però questa volta Samuele vuole impegnarsi a fare la collezione anche di questi ovini, quindi insomma dopo pranzo gliene darò uno a Samuele e uno alla Alessia. Quando ce l'ho tutti e due, ragazzi, è così, preferisco dargli cose sfiziose, insomma non lo so, è una mia fissa, non è fissa, non lo so, lo faccio sempre. Poi ho preso la confezione sempre di cornetti, quelle del marchio Coop, solo che ho dato la busta, era mezza rotta, per far stare Leo nel carrello mentre diciamo imbustavo le cose, gli ho dato la scatolina, quindi ecco, sono aperti. Uguale stesso discorso per le pizze congelate, sempre del marchio Coop, che ho aperto la scatola per darlo a Leo. Stai attento Leo. Poi i grissini, l'altra è una raccolta del pane, le solite iceberg di insalata, che ce ne sono 5 confezioni, e arriveranno anche le altre, dei cracker, la nutellina, ne prendiamo questa tanto ci dirà tanto, non siamo grandi consumatori di Nutella, 2 di tacchino, che Samuele se almeno una volta barra due la settimana non gli do il tacchino, schizza di cervello, cioè lui è amante proprio del tacchino, lo mangerebbe tutti i giorni pranzo e cena, però raga, non si può, prosciutto cotto da tenere così in casa, delle crocchettine di patate, delle patatine stick ogni tanto, così possono essere sfiziose. Ragazzi, non mi vedete più, tra poco della passata di pomodoro, io prendo sempre questa della Coop, questi piccolini perché sono pratici, altri giusto i grandi. Ragazzi, queste non servivano, ma mi piacevano troppo, costavano 2 euro. Ragazzi, io e Samuele amiamo la marca della Mitama per quanto riguarda cancellerie e cose della scuola. C'erano queste gommine color pastello, erano troppo carine, ho detto ma no, gliele prendo perché anche Samuele gli piace comprare tutte le cosine della scuola, della insomma cancellerie varie. E quindi niente, gliel'ho comprato, quindi quando tornerà da scuola le troverà sulla scrivania. E sono sicura che conoscendo, dato che ci sarà Alessia, penserà anche a lei e sicuramente gli darà quella lilla e quella rosa, sicuro come volare, lo conosco troppo bene, mio amore. Le altre buste di insalata. Leonardo, cosa fai? Poi, da alternare per le merende scolastiche, ho provato a prendergli per Samuele questo qua dei teneroni, che sicuramente a volte ci fa anche merenda a casa, perché questo può stare fino a 3 ore fuori frigo, e se io gli do la merenda, tipo insomma io solitamente preparo la scatolina della merenda alle 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, e loro fanno merenda verso quell'ora, quindi non ci dovrebbero essere problemi, magari lo levo dal frigo proprio all'ultimo. E quindi niente, c'è anche poi un super zippy dei Looney Tunes, quindi ecco, insomma io l'ho preso per la scuola. Dei budi,
delle banane e per la prima volta ho provato questa linea della Brum Brum. Dov'è la Brum Brum? Leofidra Amido Mio, è un dolce shampoo per fin dalla nascita e per tutta la famiglia. E ma non ha il rogatore. Che pappa. Oh, non lo so, ero curiosa, più che altro perché è rosa. Lo proverò, lo testerò su Leo, se mi piace magari per i primi detergenti per la bambina, per la piccola Matilde, pensavo di prendere questa marca. Dato che lei ormai ha quasi un anno, lo testerò prima su di lui. E non lo so, la conoscete? Fatemi sapere come vi trovate. Comunque, ora cambiamo il culo al bambino. Poi mettiamo a posto la spesa e andiamo a fare la nanna. Poi ci svegliamo, facciamo la pappa. Leo farà la pappa perché non penso resisti sempre verso l'una, l'una e mezza per mangiare. E durante le vacanze estive mangiavamo tutti insieme, ma mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezzo. E quindi niente, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!